Ciao a tutte aliens, oggi mi confesso, ho dei problemi, no scherzo. Ciao a tutte aliens, oggi sono qua con un vlog non complicato, però insomma vi ho sempre reso partecipi della mia vita e vi devo rendere partecipi anche di questo. E vorrei fosse corto, ma sicuramente non lo sarà, però vabbè. E come avevo anticipato nel video che è uscito un po' di giorni fa, vorrei farvi capire per quale motivo sono assente un pochino. Parlo male perché sono veramente tanto stanca, sorry. E allora, innanzitutto a me ultimamente fa veramente strano fare video e non so per quale motivo. Ma strano non in senso brutto che io non voglia farli, anzi, in senso buono, nel senso che quando accendo la videocamera, prima di pensare a cosa dire, penso prima c'è della gente dietro che mi sta ascoltando. Ed è una cosa veramente che ultimamente mi stimola un casino, perché oltre a far vedere quella che sono io, che bene o male, meglio o peggio nel tempo, insomma, è cresciuta la me che sono adesso e sono cambiata. All'inizio dei video ero un po' me la tiravo quando ero piccolina, poi ho iniziato a chiudermi, adesso mi sto riaprendo e vi sto facendo anche vedere il lato un po' più transgress di me tramite Instagram, eccetera. Gente che vede sa, insomma, vi sto facendo conoscere un'altra parte che è giusto che voi sappiate, che è giusto che esca dal momento in cui io tra 2 mesi faccio già 19 anni, ecco. E quindi quando inizio a pensare che c'è della gente dietro che mi ascolta, un po' mi blocco e dico: è giusto dire questa determinata cosa? È giusto che io vi renda partecipi di questo? Una parte di me dice meglio di no, un'altra parte dice: hai detto ormai tutto, sanno tutto di te, cosa ti costa dire anche questo? Ed è quello che capiterà oggi. Scusatemi se l'illuminazione è un po' messa male, ma oggi va così e anche il rossetto non è di come si è messo, perché è un nuovo rossetto che mi ha inviato un'azienda cinese che mi fa cagare, che però voglio provare, quindi non ho idea di come sia la questione. Dopo voglio dirvi anche una cosa molto happy, molto felice, per la quale sono veramente tanto orgogliosa di mio fratello e di mio papà, ma lo saprete dopo. Innanzitutto vorrei dirvi che faccio veramente pochi video, come si può benissimo immaginare, scuola. Purtroppo è così, vado ancora a scuola purtroppo, e quindi mi tocca lo studio. Io ogni volta che arrivo a questo punto dell'anno mi lamento sempre di quanto studio, poi penso ai maturandi e dico: cazzo ti lamenti. Però diciamo che la mia vita a scuola non è poi così tanto facile ultimamente, nel senso che, come sapete, sto spesso a casa per colpa di problemi miei personali. Da una settimana a sta parte ho iniziato a stare a casa sia per problemi miei personali di salute sia per altro. Forse è un po' azzardato dire una frase del genere, però è quello che mi sento adesso, è quello che vi dico adesso. Come poi avete visto anche dal video, mi sono ritirata, che ha fatto un botto di visualizzazioni, e ero così, dicevo: ma è così tanto strano una gente che si ritira? A quanto pare sì, però non mi sono ritirata, quindi continuo ad andare a scuola come avete visto da quel video. Però sapete che molti prof mi stavano al collo, soprattutto una, e hanno iniziato a fare, per il mio bene, presumo e spero, terrorismo psicologico. Io lo chiamo così perché nella mia testa è arrivato quello, nel senso: stai facendo troppe assenze, verrai bocciata, ti devi ritirare. No, non va bene così, se continui così poi non porti i certificati. Gli hai portati i certificati? No, non li hai portati, cioè, un'angoscia continua. Per me la scuola è angoscia ultimamente. Io appena sento, dice che mi dice: però ti devi parlare, ma ti volevo solamente dire che è andata a verifica bene. Ok, io sono così, ultimamente sono così, appena si parla di scuola mi si gela il sangue. E l'ultima settimana sono stata a casa sia perché stavo male di salute, ma stavo male di salute per colpa di un mio problema psicologico. Faccio un po' fatica a parlare di queste cose perché è appena successa e magari mi ci vorrebbe un po' di giorni per analizzare la cosa, ma vi dico sempre tutto e voglio farvi sapere perché io non sono sul tubo e non sono presente.
Niente, praticamente il problema psicologico mio era il fatto che stavo sveglia tutta notte a pensare, Dio mio, la scuola! E non dormivo. Mi ritrovo alle 5 di mattina e dopo mezz'ora mi sveglio alle 5 e mezza, 5:40, mi dovevo alzare con gli occhi sbarrati così è ovvio che non riesco ad andare a scuola, a meno che non faccia hangover, ma non ci sono mai riuscita in vita mia e non penso di riuscirci adesso. E quindi il mio cervello automaticamente si convinceva del tu non vai a scuola. Easy. Sotto forma però di ansia. E sono 3 giorni che sto andando a scuola. Cioè ci vado, ogni tot ci vado. Sto a casa magari 2 o 3 giorni, poi torno a scuola per 4-5, poi sto a casa. È un alternarsi, ma questo alternarsi sta sul cazzo. Anche perché, come sapete, i prof pensano male, eccetera. Analizzando bene la cosa, arrivati al punto di capire, ok, hai l'ansia, sono andata dal mio dottore, mi ha prescritto un semitranquillante, Xanax, insomma, da prendere durante il giorno quando ho l'ansia, e un sonnifero per dormire, cosa che non mi fa felice. Sono cose che prende anche mia mamma che soffre di depressione. E io ovviamente non sono una persona depressa, si può vedere, insomma, sono solamente ansiogena, fine, ultimamente. Non lo sono mai stato, lo sono iniziata ad essere da quando c'è la mia mamma, però è normale, me l'ha un po' passata e adesso sono così. E è inutile dire che mi sta un po' sul cazzo il fatto di prendere questi medicinali, perché io non sono proprio contro questi medicinali, ma non mi piacciono molto. Non sono neanche felice che li prenda mia mamma e lei lo sa, però è una terapia. Lei è uno psichiatra anche, quindi è una terapia e si fa. E adesso, quando si sistemerà le cose col lavoro, so già che proverà a smettere, proverà, inizierà il declino del non smettere. Però, insomma, mi sta un po' sul cazzo questa situazione del fatto che devo prendere queste cose. Vedete che ho anche le risatine nervose perché veramente mi trovo a disagio. Non ne ho mai avuto bisogno e mi fa strano il fatto di averne bisogno. Sono arrivata anche a un punto in cui la mia dottoressa mi ha detto ma perché non vado da una psicologa? E dicevo, io da una psicologa. Non c'è assolutamente niente di male, anzi, secondo me può far solamente che bene. Però, cambiamenti così repentini mi pigliano un po' male. Tutto qua. Mi vedo la guancia strana per un riflesso. Per un riflesso della luce, mi vedo la guancia strana, mi sta pigliando male. E quindi, insomma, in questi giorni sono accadute un po' di queste cose. Diciamo che da 3 giorni prendo il sonnifero, sono un po' e lo Xanax, sono un po' sballata. Devo ancora farmi l'abitudine. Far l'abitudine. Farmi. Devo fare ancora l'abitudine al fatto che dopo un'ora che prendi il sonnifero non inizia più un cazzo e non sono abituata. E però va tutto bene, cioè non è niente di grave, insomma lo prende anche altra gente, non è un problema, sono solamente io che devo farmici un po' l'abitudine. E farmici fare l'abitudine. Oggi parlo veramente male. L'allergia non aiuta. Molto bene. E quindi sto insomma valutando l'idea di andare a uno psicologo. Non lo so però. So sicuramente che farebbe bene perché non fa altro che bene andare a uno psicologo. Io ho amiche che vanno dallo psicologo e vedo che veramente l'aiuta tanto e non c'è niente di male ad andarci, anzi, devo solamente entrare nell'ordine delle idee di non fare Wonder Woman, Superwoman come ho fatto sempre, ma di iniziare a chiedere aiuto, cosa che non ho mai fatto da ormai 3 anni. Madre che tira lo sciacquone. Così, diciamo che le ansie non sono solamente dovute alla scuola, ma da 2 o 3 anni a questa parte, dal casino di mia nonna, dalla madre di mia nonna, ha iniziato un po' tutto ad accumularsi, che adesso si sta sfociando in cose non belle, perché non sono solamente attacchi di panico, attacchi d'ansia, è altro. Non c'entrano disordini alimentari perché so che pensate subito quello, però è altro. Cose non belle, pensieri non belli, soprattutto. Così. Buona, non dico altro. Quindi, tutto il discorso di prima di pensare a chi c'è dietro la videocamera, eccetera, è proprio quello. Perché magari dietro alla videocamera, dietro, davanti al computer in cui adesso voi mi vedete, c'è una persona che magari soffre della stessa cosa che soffro io adesso, attacchi di panico, attacchi d'ansia. Quindi, se inizierò un percorso, vi renderò partecipi proprio per quello, perché
Io ho deciso di dirvelo in video, sì, perché vi dico sempre tutto, ma anche perché precludermi la possibilità di aiutare qualcuno messo come me? Non sono una psicologa, però vi posso dire, se avete attacchi di panico, attacchi d'ansia, non riuscite a dormire la notte, questa situazione va avanti da più di un mese, come è successo a me, ormai sono 4-5 mesi che vado avanti così, fatevi aiutare. E siete donne forti, con caratteri forti, come lo sono anch'io, però a un certo punto anche il vostro corpo e la vostra testa vi dice: "Uè, ti svegli e basta. Cerchi di farti aiutare." Questo volevo dire. Pare strano che faccio dei discorsi seri nel mio canale, lo so. A volte succede, ok? Quindi parte depression time passata e vi voglio dire una cosa molto 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 carina. Che vi volevo dire appunto dall'1 maggio e che ho la possibilità di dirvi adesso, mio fratello ha aperto un ristorante in Cina, si chiama il Nettuno, come appunto Piazza Maggiore dove c'è il Nettuno. E se mi ricordo vi metto delle foto qua dell'apertura del locale, non ho ancora foto dentro il locale, ma quest'estate sicuramente lo vedrete perché vado in Cina con Vice e mamma e così lo vedrete, farò dei vlog che poi caricherò quando tornerò. E niente, siamo tutti molto felici e orgogliosi, ci stiamo mettendo soldi, impegno, non l'hanno aperto solamente i miei genitori, ma cioè, ci sono degli amici di papà, delle amiche di papà che insomma li stanno aiutando sia economicamente sia professionalmente. È un ristorante italiano, pizzeria, e il ristorante, poi c'è la musica dentro e niente, sono strafelice, per ora va tutto bene, sono tutti stracontenti, ovvio, dei scivoloni ci sono, mio fratello non ha tanta esperienza, quindi è più che normale, però siamo veramente molto felici e orgogliosi di Luca e di mio papà, a cui mando un grosso bacione. E basta, niente, fine del vlog. Tutto qua. Poi tutto, ho detto la miriade di roba, voleva essere corto, non lo è come al solito, e niente, vi mando un grosso bacione. Scrivetemi qua sotto qualsiasi cosa vogliate, che io ultimamente ho bisogno di sentirvi e di leggervi, e anche se purtroppo a volte non rispondo, ma come ho appena detto, non ho veramente tempo, 000 tempo, e ho 1500 cose da fare a scuola, tra interrogazioni mancate, cose, voti da recuperare, eccetera, che appunto altre ansie, corsi, concorsi, faccio veramente tanta fatica. E niente, basta, vi mando un bacione, Exo Valens. Grazie mille di esserci perché veramente siete una forza e so che posso contare su di voi. Ciao.